Vale, sveglia, 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 Vale. Oh, mi sono addormentata, Vanessa, sono le 7, quasi e mezza, è tardissimo, devi uscire da scuola, tardissimo. Oh, Vanessa, mi sono addormentata. È tardi? Sì, è tardi, ti devi muovere, ho chiamato il pulmino, ti devi prendere il pulmino perché altrimenti io vado tardi anche Anastasia. Muoviti, prendi che si veloce messi qua, vai, cambiati. Ok, ragazzi, sono super in ritardo, quindi devo fare veloce la faccia. Ok, perfetto, che ce l'ho. Mettiamo il dentifricio. Ok. Opa. Buonanotte. No, comunque. Un'altra. 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 Ok, allora io alle 7.55 entro in classe. Che ore sono? 7.40. Perfetto, ragazzi. Mi va bene. Allora, comprato. Allora, il blouse. Mettiamo questo. Questo qua. Facciamo veloce. Così. Okay. Muoviti, sta arrivando il pulmino, muoviti, dai, muoviti, di qua sotto, dai, scendi, 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 prendi la scuola, io sono qui, prendi la scuola. Secondo me non ce la fai oggi. Secondo me oggi, guarda, arriverai in ritardo e non so come va a finire perché non conosco nemmeno le regole di questa scuola. Non so se uno arriva in ritardo, prende la nota, un avviso, un richiamo. L'hai preparata ieri la merenda? Sì, mamma. Era già pronta? Sì, l'acqua c'è? L'acqua sì, c'è? È piena? Sì. Ok, Vane, devi andare col pulmino qua sotto. Gli ho chiesto il favore di aspettarti. Muoviti. Allora, ok, vai, buona scuola. Ti voglio bene. Ciao, amore. Non dai confidenza agli estranei. Ciao, 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 ciao. Ani, Ani, ti devi svegliare, amore. È tardissimo, amore, la mamma si è addormentata. Dai, amore, ti prego, svegliati perché sennò fai tardi anche tu stamattina, eh? Ok? Vanessa. Guarda, stamattina mi sono addormentata, Vanessa è andata col pulmino. Ho chiamato il pulmino che viene qua a casa e l'ho fatta andare con lui. È stata una mattinata devastante, poverina. Si è alzata tardissimo e speriamo che sia arrivata in orario. Speriamo. Senti, adesso preparati e andiamo a scuola, ok? Perché è tardi anche per te. Andiamo. Ragazzi, che giornataccia! Da quando è iniziata la scuola Vanessa è sempre stata super puntuale, tant'è vero che mi tirava giù dal letto lei, mi toglieva le coperte alle 6:30 appena suonava la sveglia, lei era super pronta e mi obbligava ad alzarmi dal letto. Non so cosa sia successo questa mattina, abbiamo fatto tardi e quindi io ho chiamato subito il pulmino per venirla a prendere perché altrimenti avrei fatto fare ancora più tardi sia a Vanessa che ad Anastasia. E voi ragazzi, siete contenti che la scuola è ricominciata? Siete puntuali la mattina o fate un po' fatica a svegliarvi? Vanessa alle elementari non si alzava mai, qui sembra per ora entusiasta. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Scrivetemi nei commenti se anche voi siete entusiasti della scuola oppure preferivate stare ancora un pochino di più a casa. Ah, è arrivata Vanessa! Sì! Arrivo, amore! Ciao, amore! Ciao! Com'è andata? Bene. Col pulmino ti sei trovata bene? Sì. Ti sei rilassata un pochino dopo stamattina, la mattinata un po' confusionaria? Sì. Bene, bene. Dai amore, vieni a mangiare che ti ho preparato i ravioli con la panna, quelli che mi hai chiesto tu al tartufo. Tutto bene a scuola? Sì. Bene, bene, sono contenta. Dai, vai a mangiare. Ok. Ragazzi, non so come dirlo, ma praticamente stamattina sono arrivata in ritardo di un minuto. Cioè, la mia compagna che è arrivata in 5 minuti di ritardo. Siediti, cara, siediti pure. Ragazzi, veramente non capisco. Sono arrivata in ritardo di un minuto. Cosa fai? Mi mette una nota?
Cioè, e ragazzi, come faccio a dire alla mia madre dopo pochissimi giorni dall'inizio della prima media? Come faccio? Me lo potete spiegare voi. Se avete preso una nota, ma che ho proprio di no, scrivete nei commenti come avete fatto a dirlo a vostra madre. Poi magari avete fatto così. Ho preso una nota! La terza, la quarta, la quinta devono ancora arrivare. Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi non so come dirlo mia mamma. Vede che sono agitata? Oppure no? Oh, oh, guardate. Ah, non mi fa più male. Diciamo. Come vai, Gio? Aiutatemi veramente a... Come faccio a dirlo a mia madre? Sto chiedendo aiuto in gattonesi. Vane? Vane, andiamo? Devi uscire Anastasia? Andiamo, amore? Vane? Cosa stai facendo? Ma che cosa hai in faccia? Dai, Vanessa, andiamo, muoviti, dobbiamo andare. No, sembri il corvo. Andiamo tesoro, dai che tardi, sta uscendo Anastasia, vai a lavarti immediatamente la faccia. Bentornata cucciolina, ma mi fai vedere la tua maglietta? Ma che bella, ma siete bellissime su questa maglietta. E ragazzi, ricordatevi di preordinarla entro il 20 settembre sul sito www.vanityglow.shop. Bravissima amore, altrimenti poi non ce ne sono più. Per poter preordinare le magliette di Vanessa e Anastasia, cliccate sul sito www.vanityglow.shop. Scorrete in basso fino a quando non troverete le varie taglie. Cliccate sulla vostra taglia, dopodiché scorrerete fino a quando non dovrete inserire i vostri dati. Quindi facciamo un esempio: Laura Rossi 333111111, Viale Verdi 12, il CAP della vostra città, provincia, io metto la provincia di Novara, città Novara. Ovviamente voi dovrete mettere i vostri dati, quindi il CAP, la provincia e la città in cui abitate. Cliccate iscriviti per rimanere aggiornato sui nuovi prodotti e offerte e cliccate qui acquista adesso. Il tuo ordine è confermato, potresti ricevere un messaggio quando il tuo ordine è pronto. Potresti ricevere aggiornamenti sullo stato di spedizione e consegna tramite messaggio. Qua ci sono i dettagli dell'ordine con i vostri dati e pagherete in contrassegno, quindi quando il corriere vi consegnerà la maglietta. Mi raccomando, preordinatele adesso perché dal 30 settembre in poi non si potrà più. Allora, com'è andata a scuola? Bene. Tutto bene? Sì. Benissimo, sono contenta. Hai fame? Sì. Merendina? Sì. Con? Fare. Ma che strano, amore! Te li prepara subito la tua mammina. Ok. Cosa c'è? Ti devo parlare. Ma cosa c'è? Sto giocando. Anastasia, allora, è successa una cosa gravissima a scuola. Vieni su che la mamma sta cucinando. Cosa è successo? Mi fai preoccupare. Ani, non puoi capire. Sai che stamattina ci siamo svegliate tardi? Ecco, io sono arrivata in ritardo di un minuto e la prof mi ha messo una nota che ho fatto in ritardo. Una nota? Sì, una nota per il ritardo. No, allora so. Mi devi aiutare perché lo devo dire alla mamma e non so come posso dirglielo secondo te. La mamma tutte le sere vuole vedere il diario per preparare lo zaino, ma io gli ho detto che oggi la faccio da sola. Quindi non lo so, io te l'ho segreto per sempre. Idea! E se proviamo a bruciare il diario? Beh, bruciare il diario non è una brutta idea, ma... No, 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 no. Invece sì, è una brutta idea. E se la mamma lo scopre, ancora peggio. No. Ma tu domani non vai in gita? Vero! Brava! Quindi non hai bisogno di fargli vedere lo zaino perché sarà vuoto. Anastasia, sei un genio, però solo alcune volte, ok?
Bimbe, ah, siete qua? Cosa state facendo? Io sto imparando a fare gira gira tondo. Stai attenta tu con questi tuoi giochi troppo spericolati. Tu? Anch'io. Anche tu? Perfetto. Ma Vanessa, tu non hai niente da studiare? No. Io guarderei il diario, così quasi vado giù, lo guardo. La no, zaino no. Giù? E allora guardalo tu, se non vuoi che lo guardo io. Guardo io stasera. Perché ho sentito dire che c'è da comprare. Anche per la lista del materiale, c'è da comprare ma del sì, materiale. Ma non c'è cosa, quindi facciamo la gita e poi vediamo. Vabbè, ma che c'entra che fate la gita? Se c'è del materiale da comprare. Lo compro domani. Ah, io devo sapere qual sì, è. Cioè, se non lo so. Okay? Però me lo dici, perché sì. Sennò guardo io. Io ho da fare, non posso sempre stare lì a guardarti il diario, Pikachu. Pikachu su, Pikachu giù, Pikachu! Bimbe! Oh, brava, vi siete messi in pigiama, meno male perché io sono stanchissima. Vanessa, andiamo a fare lo zaino. Mamma, ci penso io, vai a dormire, faccio io cartone e poi andiamo noi due a dormire. Ma perché devi farlo tu? Andiamo, l'abbiamo fatto insieme fino a ieri. Aspetta almeno la prima settimana e poi lo puoi fare da sola. Non mi fido, Vanessa, pure che sbagli i libri, non mi va che magari tu possa prendere, che ne so, una nota, un richiamo. Se sbagli, perché i professori credo che a questo punto credano in voi e quindi dovete dimostrarvi di essere precisi. Per favore, andiamo insieme. Sono stanca. Ma no, mamma, Vanessa domani va in gita. Vero, vedi? Quindi posso andare a dormire tutti tranquilli. Buonanotte, ciao. E quindi non devi portare nulla, sei sicura? No, devo portare la merenda, l'acqua e qualcos'altro. Anzi, te lo dimostro, vado là sotto lo zaino e te lo faccio vedere, ok? Allora, vedi, svuoto tutto. Allora, qui. Allora, manca qualcos'altro? Oh, un braccialetto. Perfetto. Va bene, se lo dici tu, io allora a questo punto ci credo. Allora, bimbe, non ci resta che andare a dormire. Buonanotte. Va bene, andremo a dormire. Ah, vabbè, però comunque il diario lo posso anche guardare, perché tanto alla fine ci sarà sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa da leggere, qualche materiale scolastico da comprare. Allora, Vanessa è arrivata in ritardo senza una valida giustificazione. Ragazzi, Vanessa ha preso una nota. Ecco perché non voleva farmi vedere il diario. Ma adesso ci penso io. Vanessa, cosa c'è? Hai preso una nota e non mi hai detto niente. Mamma. Era solo un sogno. Vanessa, vuoi studiare? Sto andando. Lo so, amore, che quando esci da scuola sei stanca perché hai già lavorato per 8 ore, ma purtroppo c'è da studiare. E quindi gentilmente ti chiedo di iniziare. Anzi, ci fai vedere che cosa devi studiare? E che cosa devi ripassare? Allora, sono uscita da scuola alle 4:30, se non le 6 continuiamo a mangiare, sia tu che io. Ma che ci succede? A te niente, io divento una palla. Andiamo a vedere Anastasia cosa fa. Anastasia si è addormentata, cucciolina. Stamattina era stanchissima e oggi, uscita da scuola, si è messa a guardare la TV e dorme. Lo sai che Anastasia si è addormentata, amore? Lo sai? Ah, eri vicino a lei? E che cosa stavi facendo vicino a lei? Le hai cantato la ninna nanna? Brava, cantala anche a me stasera, anche se non ce n'è bisogno, perché ti devo dire la verità che anche io tutto il giorno che vorrei dormire, ma non l'ho fatto. Oh, prendi la palla. Vai, prendo la palla. Presa. Faccia. Mamma mia, ma chi sono? Ronaldo. Magari. Vai, Vanessina, studiamo, dai. Ti aiuto? Vuoi una mano? Ehi, vai, dai, su. Dai, amore. Vanessa. Dai, prima. No, però c'è le scarpe. Vabbè, che faccio? Le tolgo? Sì. Ma no. Vai. Studiamo. Vane, sto per arrabbiarmi. Sto per arrabbiarmi. Giuro, sono le 6 passate. Ma guarda, vedi? Io non so nemmeno che cosa tu devi fare. Mi fai vedere il diario? Grammatica, verbi. Grammatica, verbi.
Se studiate ottenete dei buoni risultati, dei buoni voti, mentre se non studiate il rendimento scolastico crolla, e se crolla il rendimento scolastico crollo pure io insieme a lui. Ma che cos'è? Era il computer che c'era da fare. Non è vero. Io l'ho fatto, vedi che ho finito. Non smetti, è del 17 ottobre quel compito. Esattamente il 17 ottobre, sai che giorno è? È il giorno in cui noi siamo rientrati da Londra. Noi siamo rientrati il 16. Sì, dall'Inghilterra. Guarda. Sì, brava, bellissimo, peccato che non è quello di oggi. Dammelo. Dai Vanessa, ma sei proprio svogliata però. Allora, sei uscita da scuola che non mi sembrava vero. Mi sembrava un miracolo, ti ho detto facciamo un video e tu mi hai detto no, devo studiare. E io ho detto va bene, ci sto. Adesso ho acceso la telecamera perché non stai studiando e sto facendo vedere a tutti che non stai studiando. Io ero anche disposta a non girare, lo studio è più importante, ma ti devi muovere. Dai che c'è Anastasia che dorme, ne possiamo approfittare per... Cosa hai detto? Ho detto c'è Anastasia che dorme, ne possiamo approfittare, studiamo insieme, però ti devi muovere perché tra poco mi addormento anch'io. Dai Vane, stasera alle 9 vai a dormire, che stamattina eravate un disastro tutti e due. E io ti danzo. Alzati. Scusami. Non ci posso. Non ti posso. Dammi la mano. Non c'è. Dai. Non riesco, aiuto, mi sto aiutando. Madonna santissima, ma ce la potete fare? Le mani destra. Non riesci a sollevarti gli addominali qua? Dai, su. No, vabbè, non ce la posso fare. Oh, stop. Sono diventata bianca. Studia. Cosa canti? Dai. Ti sto addosso come un corvo, te lo giuro. Ah, ecco. Allora, Vanessina, vediamo un po' cosa devi studiare. Devo studiare il quaderno. Dai. Cos'hai, una verifica domani, mi hai detto? Di grammatica? Senza parlare delle quattro pagine di storia? Che però avevi già. Va bene, studiamo? Sì. Posso vedere che cosa hai da studiare? Non è che i tuoi cucciolini sono curiosi, vogliono sapere cosa studia Vanessa. Vedete un po', guardate un po' come è ordinata Vanessa. Come scrive bene. Cos'è questo? Ancora il discorso diretto e indiretto. Il modo congiuntivo. Quello è vecchio, è del 26 maggio. Maggio? Sì, 26 maggio. Ah, ma scusa, hai ancora il quaderno di maggio dello scorso anno? Ma è finito. Ne hai un altro? Sei sicura? Dove? Dove ci sono? Verso e destra. Questo? Ah, ma perché sono da ripassare. Sono da ripassare. Beh, Ani anche se si sveglia fa cosa buona e giusta, perché stasera si va a dormire. Se non... Sta già dormendo. Vuoi. Questo. I monosillabi accentati. Sì, ma del ripasso. Sì, state facendo un ripasso. Piace. Oh, hai voto. Bello, amore. L'hai fatto oggi? Ah. No, l'anno scorso. Il 20 settembre. No, quinta B. All'inizio dell'anno. Bello, vediamo. Bellissima copertina. Non devi dire le foto? 10. E la bene studiare a memoria. Bene studiare a memoria. Ma questo devi studiare a memoria? Ma no, questo stai solo ripassando, ci stai facendo vedere ciò che devi fare. Va bene, dai. Quindi non ho capito nulla di quello che ho visto. Buono il ditino. Ah, ecco. Guarda che bello. Piace? Bello. Sarebbe è un aeroplano? Sì, però fa schifo. Sembra un uccello. Ma stai zitta che tu disegni. Io disegno malissimo. Ma il mio plan disegno una capra, quindi. Esatto, disegno malissimo. Ti piace? Mm-hmm. Va bene. Quindi studiamo e ripassiamo, ok? Dai, ripeti quello che hai appena fatto. Io sarei, saresti e sarebbe. Non è vero. Sarebbe Fabbro. Abbi il coraggio di cantare come hai cantato adesso. Ok. Quindi stai studiando. Che io sia. Che io fino. Esatto, stai studiando il condizionale. Condizionale. Esatto, così mi piaci. Deve essere una musica per te lo studio. Guarda che non ti vengo più a recuperare. Ma tirati su e studia, fai la seria. Ma ragazzi.
Ma cucciolini, ma vi rendete conto, Vanessa, come studia? Anzi, come non studia? Ma voi, quando dovete studiare, fate così anche voi? Oppure vi mettete seriamente, studiate? Scrivetemelo nei commenti, guardate un po' cosa sta facendo. Vanessa, scendi, cioè no, sali, alzati, sollevati. Dove sei? Dai. Adesso, Vanessa, ma la smetti? Sento tutto strano. Ti sento tutta strana. Tra poco ti faccio sentire io tutta strana. Dai, adesso io spengo la telecamera e tu studi e poi io e i cucciolini ti interroghiamo. Devi venire qua. Sì, perché senza di me non sei in grado. Già ieri le sapevi. Comunque dai, va bene, ci vediamo dopo. Ora ragazzi, interroghiamo Vanessa sui verbi indicativo essere. Imperfetto del verbo essere. Io ero, tu eri, egli era, eravamo, eravate, si era. Passato prossimo. Passato prossimo. Indicativo, tempo composto del verbo essere del presente. Ok, io sono stato, tu sei stato, egli è stato. Ok, passato remoto. Del verbo essere. Io fui, tu fosti, egli fu, noi fummo, voi foste, si furono. Sei agitata perché sei sotto stretta sorveglianza da una telecamera, da un obiettivo? Futuro semplice. Cosa? Futuro semplice. Futuro semplice? Futuro semplice? Sì, futuro semplice. Ah, io sarò, tu sarai, egli sarà, noi saremo, voi sarete e si saranno. Bocciati. Io sarò, ma va, scherzo. Futuro anteriore, ma metti giuste gambe, ti stai chiudendo in te stessa. Futuro anteriore, un po' di concentrazione. Io sarò stato, tu sarai stato, e io sarò stato, noi saremo stati, noi saremo stati, e si saranno stati. L'imperfetto l'abbiamo già detto. Ok, facciamo il verbo avere. Ora, ballo. Questo è il verbo essere. Lo vuoi fare o no? Sì, sono solo chiedendo perché è la prima lettera. O facciamo un'analisi grammaticale come... Analisi. Grammaticale. Allora, aspetta, Dai, non esagerare. Sai che poi quella si arrabbia e piange. Allora, dobbiamo accendere. Aspetta. Amore, buongiorno. Mami. No, amore, no. Mami. Amore, ma sono la mamma. No. Sì. No. Ti volevo svegliare, ti stavo accarezzando. No. Dai, amore, buongiorno. Facciamo la pappa? No. Perché? No. Amore, ti devi svegliare, che è tardi, sennò non dormi più stanotte. Dai, pulcino. No, voglio dormire. Vuoi che ti porto su? Lo so che sei stanca, amore, però ascoltami, devi farla. No. Ma non dormi più stanotte, Anastasia. Non dormi più stanotte, amore, della mamma. Amore, tanto stanca. Mamma. Ma cosa c'è? No, amore, coccoliamoci, no, lasciala. No. Dai, coccoliamo, ti sei svegliata male. No, sì. Fai un piccolo snack perché ti sei appena svegliata e poi ceniamo. Va bene? Ok. Buongiorno, amore. Anzi, buonasera. Senti, non devi essere arrabbiata perché ti abbiamo fatto solo uno scherzetto, Giovanessina. Io ti volevo svegliare, abbiamo pensato di svegliarti con uno scherzetto. Poi ci laviamo la faccia. Allora, anche tu stai finendo una pagina di matematica e mi hai fatto vedere un voto bellissimo che hai preso oggi, vero amore? Vuoi farmelo vedere? Dopo? Mentre Vanessa ha smesso di fare la brava bambina diligente e sta giocando col gatto. Oggi Anastasia ha fatto una verifica di matematica, veramente da quando abbiamo iniziato la scuola ne hai già fatte due, una lunedì e una oggi.
Vediamo un po', cucciolini, cosa ha preso oggi Anastasia. Non è oggi questa. Sì, è quella di... No, non è quella di oggi. Ah, è di... C'è scritto giovedì 14 dicembre. Ma scusa, amore, avevo capito fosse di oggi e io non l'avevo visto questo lavoro, allora. Ottimo lavoro. Brava Anastasia, bravissima. E dove c'era scritto continua così? Ne ho appena finito un altro dove c'è scritto continua così. Ah, guardate un po', perché alla fine del quaderno, cucciolini, le maestre danno un giudizio per come tu tieni il quaderno. Brava Anastasia, hai lavorato con impegno e precisione, continua così. Bravissima. Ma anche tu oggi sei stata valutata dalla maestra di italiano, vero? Molto bene. Ma non ho visto il giudizio che mi hai detto a voce. Mi hai detto che forse ce l'hai sul diario. No, non sul diario, sul quaderno. E me lo fai vedere? Sì, ce l'ho. Non ce l'hai? Prova a vedere. Se no ce lo dici tu. Intanto Anastasia finisce il compitino. Questo è quello di quello che avevo scritto. Questa è quella che ho detto a voce. Bene. Buona esposizione logica. Quindi spiega che cos'era il libro che abbiamo letto durante le vacanze. Spiego cos'è? No. Sì, è il libro che abbiamo letto durante le vacanze. E come, cosa vi ha chiesto la maestra? Allora, praticamente abbiamo fatto tipo... La maestra ci ha dato delle domande. Faccio un esempio. Qual è il crimine? Sì, era un giallo. Quali sono gli indici e le prove? Il genere del libro era? Giallo. Tutto il crimine è un furto. Alla quinta, il sospetto dimostra che lui è in un posto diverso da quello del crimine. Ok. Poi, il sette, il momento del colpevole è che il sindaco aveva chiesto a Jacob se faceva questo furto, sarebbe stato il proprietario del suo negozio più famoso di tutto il paese. Perché, cioè, tipo, è stato costretto da il sindaco, no, è stato costretto dal sindaco a fare il furto. Ok, comunque la maestra ti ha fatto delle domande, ti ha chiesto prima di parlare del libro, poi si è interrotto, ti ha fatto alcune domande. Ieri abbiamo fatto questo. Poi oggi sono stata la prima perché non c'era il mio compagno, quindi ero la prima della fila. Sì. E praticamente mi ha detto vai, e io ho parlato fino a un certo punto che mi ha detto stop e mi ha detto il crimine, qual era il crimine, che io ho detto che il crimine era tutto, e poi mi ha detto parlami della conclusione. Va bene, quindi sembra, cucciolini, che queste bimbe non fanno niente, ma in realtà studiano e sono anche brave. A volte hanno voglia, a volte un po' meno, però alla fine ce la facciamo sempre. Brava amore mio, anche te. Adesso firmo anche io la tua votazione. Allora bimbe, giornata finita. Vanessa ha studiato, brava amore, che domani è la verifica di grammatica. E in bocca al lupo, speriamo che vada bene. Tu hai fatto i compitini, vi volevo fare i complimenti per come avete iniziato il nuovo anno. E visti i voti, io quei voti lì li avevo già visti. Tu c'hai il futuro? No, non è che ho il futuro, no, quello della lettura no. Però avevo già visto alcuni voti, forse sì, quello della lettura, perché comunque la scuola è iniziata da una settimana e l'aveva già messo sul registro elettronico. Idem, Anastasia, il tuo voto di matematica. Quindi io vi volevo premiare per questi due voti bellissimi. E vi ho fatto un regalo. Ma cosa, dov'è? Carissime, dov'è? Le mie bimbe. Adesso ve li porto. Veramente? Sì. Io sono una riserva di sorprese. Voi non vi potete mai... La casa delle Barbie. Sì, certo, un'altra. Usciamo noi. Me la regali. Ani, calmati. Seduta. No. Vanessa, la fai cadere. Seduta. Allora, vi spiego un attimino questi regali. Sono andata al Toys. E sì, ho visto queste cose. Okay, per te è perfetto. Io in realtà per te avrei voluto prendere un'altra cosa, ma quando l'ho vista... Mannaggia, ma è Vanessa. Studiare è un dovere. Però a me piace fare i regalini lo stesso. Noi voi dovete studiare comunque, non perché ricevete il regalo, ok? Ma è grande o piccolo? Mi piace premiarvi. Quanto è grande? Adesso te lo porto. Grande, centimetri. Chiudete gli occhi. No, io non guardo. Io non guardo. Chiudete gli occhi, mi raccomando. Allora, il regalo è lo stesso, però cambia il soggetto, ok? Allora, non voglio per niente al mondo che voi apriate gli occhi, che li copro. Allora, Anastasia, apri gli occhi prima te. Ok, aspetti. Girati. Aspetta. È sotto. Sei pronta? Ma è gigante. Ma non è vero. Che bello!
Hai visto? Aspetta, non dire niente, Vane, vieni. Posso aprire? Sì, dimmi Vanessa se questo gioco, se questa bambola non sei tu. Ma come non sei? Ma è un maschio. No, voi non avete capito il senso di questo gioco. Questa bambola può diventare, ha tutti gli accessori per diventare sia maschio che femmina. Infatti, hai capito? Ma quando io ho visto lei, ho visto te. No? Wow. No, niente, Vanessa non è mai soddisfatta. Va bene, Anastasia, a te piace? Ani, con calma. Aspetta, Anastasia, io avrei voluto che lo aprissi domani, ma... già andato. C'era anche un terzo personaggio che io avevo preso all'inizio, Anastasia, per te al posto di questa, e aveva i capelli riccissimi, era bellissima. Non l'ho presa perché avevo paura che a te non piacesse. Cucciolini, Vanessa, guardami un attimo. Vanessa dice che non si assomiglia con questa bambola, sono uguali, ma guardate. Ma lei è una bambola, io sono più bella. Cosa c'entra che lei è una bambola? Ti assomiglia nei lineamenti, nei colori dei capelli, nel capello spesso, lungo. Ma lei ce li ha neri. Oh, sì, tu sei biondo platino invece. Vabbè, dai, ascoltatemi però, cuccioline. Ma li devi togliere la parrucca sotto, gliel'hai tolta? Quale parrucca? Ah, rimangono quelli? Sì. Ah, credevo si... No, strapparli. Credevo rimanessero. Va bene, cuccioline, diamo la buonanotte perché io voglio andare... Ci sono le scarpe maschili, le scarpe femminili, ci sono abiti maschili e abiti femminili. A seconda della parrucca che le metti, devi capire anche come vestirla. Non avete guardato niente, l'avete solo aperto e basta. Vediamo. Lui è il maschio. Vedere. Fa la spacca. Ha i capelli durissimi, veri ma duri, cioè veri nel senso, ecco, vedi, sono proprio in gelato, guarda, gli puoi dare la forma che vuoi. Diamo una buonanotte, per favore. Aspetta. Sì, buonanotte. Da Vanessa la bambola. Dai, cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia.